percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali sono dei veri e propri piani multidisciplinari e anche multiprofessionali e sono costruiti a livello locale, in una determinata struttura, in un centro ospedaliero, sulla base di raccomandazioni riconosciute, normalmente le linee guida, sono utilizzati per gestire pazienti che hanno una specifica condizione patologica. A cosa servono? Definiscono la migliore sequenza temporale e spaziale possibile di tutte le attività diagnostiche, terapeutiche e assistenziali da svolgere al fine di raggiungere determinati obiettivi di salute con un'efficienza e un'efficacia che sia ottimale. Chiaramente i PDTA sono importantissimi nel trattamento delle patologie croniche, perché la patologia cronica prevede che il paziente abbia a che fare con la patologia stessa per tantissimi anni, quindi c'è una sequenza di attività che vengono svolte sul paziente e che devono rispettare sempre degli standard qualitativi. E parlando di PDTA, delle patologie croniche, se andiamo nelle patologie reumatologiche e rare, acquisisce ancora di più importanza l'impiego di PDTA per ogni singola struttura. Chiaramente noi ritroveremo dei PDTA per ogni tipo di patologia cronica, quindi spondiloartrite, artrite reumatoide, artrite psoriasica, perché come vi dicevo, ogni patologia ha il suo PDTA. Entrando nello specifico proprio delle parole che compongono PDTA, la prima parola che ci viene incontro è percorso e definisce due tipi di iter. L'iter proprio del paziente, dal primo contatto fino con il mondo sanitario, quindi dal momento della diagnosi fino all'instaurazione di una terapia. È un iter organizzativo invece che si realizza in quella realtà aziendale dal momento proprio della presa in carico del paziente. Poi abbiamo altri termini che sono diagnostico, terapeutico, assistenziale e che in realtà definiscono la presa in carico totale dalla prevenzione alla riabilitazione della persona che ha un problema di salute. Definiscono però anche tutti gli interventi multiprofessionali e multidisciplinari che abbiamo all'interno di un PDTA, perché come sappiamo questi interventi sono rivolti ai diversi ambiti, da quello psicofisico a quello sociale, alle eventuali disabilità. Lo scopo principale di un percorso assistenziale consiste sicuramente nel migliorare quelli che sono i processi assistenziali, identificando da una parte gli sprechi e gli elementi, anche se vogliamo, di variabilità ingiustificata, dall'altra parte garantendo nel contempo la continuità assistenziale per rispondere al meglio alla complessità dei bisogni di salute. La progettazione di percorsi assistenziali, PDTA, ma anche di reti per patologia, costituisce sicuramente un elemento essenziale per le organizzazioni sanitarie, al fine di migliorare la pratica clinica, le prestazioni, la comunicazione tra i professionisti, ma anche il lavoro di gruppo, garantendo in tutto ciò il migliore utilizzo delle risorse umane e materiali. Normalmente quando si passa, abbiamo detto che il PDTA viene costruito a livello locale, quindi fa capo e riferimento a una struttura ospedaliera, una struttura ambulatoriale. Quando da una singola struttura passiamo a una regione, quindi ci confrontiamo con più strutture ospedaliere, più centri per la diagnosi e la terapia, noi andiamo a costruire una rete. La rete per patologia chiaramente cos'è? È un insieme di strutture che vengono confrontate davanti allo stesso percorso, allo stesso PDTA. Normalmente tutti i centri sono differenti, ogni centro può implementare quel determinato PDTA fino a un certo punto, perché come abbiamo detto il PDTA è tipico ed è contestualizzato alla struttura stessa. Nella rete cosa succede? Normalmente noi abbiamo un centro hub, che è il centro che funge da coordinamento, normalmente è il centro che ha tutte le migliori capacità diagnostiche e quindi che ha la possibilità di garantire a tutta la regione il giusto trattamento e le giuste indagini diagnostiche e terapeutiche.
Poi abbiamo una serie di centri SPOC invece che si trovano sul territorio e che vengono collegati tra di loro al fine di implementare sempre la stessa tipologia di PDTA contestualizzandola con quelle che sono le caratteristiche della struttura stessa. Quali sono i vantaggi di una rete, in questo caso una rete reumatologica? Come sappiamo, la Regione Puglia si è dotata di una rete reumatologica per il trattamento di tutte le patologie reumatologiche rare, partendo dalla condivisione di un PDTA che ha assunto una valenza regionale. Beh, sicuramente il vantaggio di avere una rete regionale per patologie reumatologiche in Puglia. I vantaggi sono tantissimi. Innanzitutto abbiamo un focus preciso sul paziente e su quelle che sono le esigenze del paziente. Poi abbiamo un'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare che a volte prescinde dalla struttura stessa, ma c'è un confronto costante e continuo tra le professionalità che si ritrovano sul territorio regionale. Sicuramente la creazione di una rete porta alla promozione della continuità assistenziale. Questo significa che se in un determinato territorio non c'è la possibilità di applicare in pieno tutto il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale per quella patologia, viene creato un link con un'altra struttura che potrebbe essere quella hub per garantire l'intero percorso uguale a quello di altri pazienti che sono presenti in altri centri. Lavorare attraverso la rete reumatologica sicuramente dà la garanzia di diffondere la medicina basata sull'evidenza. In ogni caso, una cosa fondamentale del lavoro della rete è quello proprio della standardizzazione delle modalità di raccolta delle informazioni cliniche sui pazienti a livello regionale. In ogni caso abbiamo la possibilità, anche lavorando in rete, di ottenere una misurazione degli indicatori di performance e anche di outcome. Ma forse il fattore più importante, più pregnante della creazione di una rete per patologie reumatologiche o comunque per patologie croniche è quella di garantire equità di cure a tutti i pazienti afferenti nei diversi centri per la stessa patologia.